Acquario, l'oracolo dello sciamano per te. Che cosa ti vuole dire lo sciamano? Tra l'altro mi sono rimasti, è rimasta la mia civetta. Dov'è? Sta qua, scusatemi, la mia civetta. Mi sono dimenticata di cambiare gli anelli. Il fulmine, che è la carta 50, e l'acqua al contrario. L'acqua al contrario è una cosa che non mi piace. È come se creaste un blocco alle vostre emozioni, acquario, eh? Il fulmine, qualcosa di inatteso, qualcosa che arriva tra l'altro dal cielo, ma che illumina, quindi come vedete illumina l'oscurità. È qualcosa di positivo che sta arrivando, che è arrivato nella vostra vita. Ma questa cosa positiva che arriva, che sta arrivando nella vostra vita, ha anche una forza incredibile che può distruggere il fulmine. Se colpisce un albero, se colpisce qualcosa di ferro, beh, può bruciare, può perfino ammazzare qualcuno. E allora, vediamo qual è il messaggio. Il messaggio è che in questo momento per l'acquario c'è in atto un grande fermento cosmico, oserei dire. Nell'universo qualcosa sta arrivando di molto forte, energie molto forti che servono per illuminare in qualche modo, che servono per risvegliare, la luce risveglia anche, no? Che svegliano per rischiarare o per semplicemente perché si abbia una visione o si segua una passione. Momento molto bello e molto particolare, devo dire, no? Il fulmine, si ha un'idea negativa spesso del fulmine, oppure molto romantica come il colpo di fulmine. Beh, il fulmine è forse qualcosa in più. È quest'idea di rischiarare in una maniera così improvvisa, forte, coinvolgente, determinante, appassionante anche. Ora, il fatto che sia arrivato con l'acqua al contrario, io credo che l'acquario stia un attimo fermando, ci sia un attimo di fermo immagine nella vita dell'acquario. Non si segue più il flusso, qualcosa sta per arrivare o è appena arrivato di particolarmente illuminante, tra virgolette, di chiaro, di immediato, che vi impedirà di seguire per un attimo il flusso di quelle delle cose che stavate facendo. Metterà fine a un certo tipo di emozioni, però non è vero che il fulmine ha la forza distruttrice dentro di sé, però io non lo vedo. Infatti sotto c'è il guerriero luminoso. Non è soltanto distruttrice questo momento, è il momento di fermarsi, di prendersi una pausa e di chiarire quello che c'è attorno a noi.